lontano dal mio figlio. Non temi farlo. Là, fermalo! Per favore, non abbiamo sofferto abbastanza. Zitta, madre! No! Io voglio ringraziarvi. Nemmeno il padre di tutti era riuscito a compiere ciò che avete fatto voi. Non mi ero mai sentito così vivo. Iron? Cosa? No! Perché? Avanti! Fallo! Fallo! Fermati! Ti prego! È sconfitto, padre. Non nuocere. Tu non ci darai più la caccia.
e non la toccherai. Non mi serve la tua protezione. Non puoi farne a meno, vero madre? Qualsiasi cosa io faccia o dica, non smetterai di interferire nella mia vita! Io cercavo solo di proteggerti, volevo... Ho fatto molti errori, lo so. Ma sei libero ora. Hai ottenuto quello che volevi. Cerca di perdonarmi e costruiremo un rapporto nuovo. No. No. Non possiamo. Perché io non ti perdonerò mai. Devi ancora pagare per tutto il tempo che mi hai rubato. Io ho pagato. Io ho pagato. Ma se non c'è altro che ti risarcisca, se vedermi morta risolverà le cose, non ti fermerò. Lo so. Cosa? No, padre! Ti voglio bene. Io ti... Perché? Che ti importa? Perché non sei andato via? La storia finisce qui. Dobbiamo essere persone migliori. Freya, lo ha scelto lui. Farò piombare ogni dolore, ogni oltraggio inimmaginabile su di te. Esibirò il tuo freddo corpo a ogni angolo di ogni regno. E darò in pasto la tua anima al cane più vile di Hell! Questa è la mia promessa! Ti ha salvato la vita! Mi ha privato di ogni cosa! Di ogni cosa! Tu sei un mostro! Tramanderai la crudeltà e la collera. Non cambierai mai. Allora non mi conosci. Io ti conosco abbastanza. E lui... Ragazzo, ascoltami. Vengo da una città chiamata Sparta. Ho perso l'anima facendo un patto con un dio. Ho ucciso molte persone. Non tutte lo meritavano. Io ho ucciso mio padre. Quello era tuo padre?
È questo il destino degli dèi? Finisce sempre così. Figli che uccidono madri. O padri. No. Noi saremo gli dèi che scegliamo di essere. Non quelli del passato. Tu non diventerai come me. Dobbiamo essere migliori. Mi sa che ora siamo noi i cattivi. Ai suoi occhi sì. Lei non avrebbe mai fatto quella scelta. Finiamo questo viaggio finché ne ho la forza. Lo so che salvarla era la cosa giusta da fare. Ma alla fine sembrava malvagia. No. Avete ucciso suo figlio. Suo figlio. La morte di un figlio è una cosa che un genitore non prende alla leggera. La stava uccidendo. Lei sarebbe morta per farlo vivere. Solo chi ha figli può capire. Ti faresti uccidere da me? Se fosse per salvarti la vita, sì. Non era una scelta facile per nessuno, fratello. Ma sappiamo tutti che hai fatto la cosa giusta. Il mondo è un posto migliore con Freya. Ora datele un po' di tempo, ragazzi. Si riprenderà. Andiamo al Tempio di Tyr, un'ultima volta. Sì, Jotunheim ci attende. Perché siamo accostati a Baldur? Odino deve averlo convinto che seguirti a Jotunheim l'avrebbe curato. Tutte bugie. Il vischio ha spezzato l'incanto. La magia Vanir è potente, ma le sue regole sono viscide e sfuggenti. Sono sicuro che hanno senso per le streghe. Ah, che tragedia. Baldur è stato il più grande dono di Odino a Freya, l'unica cosa del loro matrimonio a cui teneva. Voleva risparmiare a lui il dolore e a se stessa la perdita, ma impulsi simili spingono i genitori a prendere decisioni terribilmente stupide. Qui, ragazzo. Un altro. Ah, la conosci già, non è vero? Tamur, il gigante muratore. Crea un muro attorno a Jotunheim. Doveva essere il suo capolavoro. Voleva solo... Vieni. Ok. Questo luogo sembra una prigione. I presagi nefasti sono il tuo forte, ragazzo. Qualunque cosa sia, ragazzo, ce la faremo. Siamo arrivati fin qui, no? Sì, padre. Una valchiria imprigionata. Ce l'ha fatta. Una valchiria? Pensavo fossero solo degli spiriti. Occhio, ragazzi. Una valchiria in carne e ossa. Non conosco avversari più temibili. Non attacca. Lo sa che siamo qui. Attenzione!
È chiaro che il matrimonio con Odino non dura. Ma Freya come finì a vivere da sola nei boschi? Quello fu un atto davvero crudele, persino per Odino. Come se il matrimonio non fosse abbastanza. Freya si meritava ben altro. Lei sopportò ogni genere di affronto in nome della pace e della sicurezza del suo popolo. Ma la follia di Odino, la sua tirannia, la corruzione della sua magia divennero troppo anche per lei. Alla fine troncò il rapporto. Odino era furibondo e la maledì molto più di quanto Freya temesse. Ma la magia di Odino era più debole. Dopo tanto tempo insieme, lui conosceva le sue debolezze e le lanciò delle maledizioni impossibili da spezzare. Oh, come non poter lasciare Midgar? La privò del suo spirito guerriero. Freya non poteva combattere né difendersi. Non poteva ferire nessun essere vivente, né con incantesimi né con spada. In questo mondo non le restava altro che isolarsi. Povera Freya, nei suoi panni ti sputerei in faccia anch'io. Già, farei lo stesso. Quel drago era di Baldur, vero? Sì. E tu l'hai ucciso per salvarmi. Sei stato molto eroico.
bisogno dell'alchimista per una cosa che sto creando per voi. Se siete svegli, lo troverete. Per qualche perla di saggezza. Ci siamo. Non ci vedremo i giganti. Beh, se tutto va secondo i piani, seleziona Jotunheim e ci arriveremo. Forse. Ragazzo, la testa. Preparati. Oh, ok. Preso. Speriamo che questo non ti faccia esplodere. Oh, non ci avevo pensato. Forse dovremmo parlarne un po' meglio. No, andrà bene. Pronto. Oh, com'è spiacevole! Ora, ragazzo! Siamo quasi. Allora, che aspettiamo? Sarà lontano. Lo vedremo. Vorrei dire una cosa prima di continuare. L'ultima cosa che vi serve è una testa in decomposizione che rovini il momento. Io posso aspettarvi qui. Questa cosa riguarda solo voi. È vero. Ma se qualcuno ti trova... Per i morbidi seni perfetti della Dea Sif. Ce l'avete fatta! Scusate, volevamo assistere. Oh no, 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 no. Va bene, diamine, va bene. Badate a lui finché non torniamo. Posso farcela? No, no, non posso. D'accordo. Pronto? Vieni. Ragazzo, ho un piano per te. Torna qui, per favore. Non portarti la testa, cambia. Guarda, siamo sulle dita del gigante. Vedo il picco più alto di fronte. Proprio laggiù. È fatta. È fatta.
Che cosa fai? Non ho più niente da nascondere. Possiamo andare. Siamo vicinissimi. Ragazzo. Portala tu. Ragazzo. Non è niente. Credevo solo di sentire le voci. Ehi, c'è nessuno? Perché scolpire i volti? E se questi fossero tutti giganti che sono riusciti a uscire vivi? Non molti. Ah, chi è il guardiano? Dovrei sentirli, invece no. Questo posto è deserto. Che è successo? Perché mamma ci ha mandati qui? Trovo una risposta e sorgono altre due domande. Aspetta! Padre! Sta accadendo qualcosa! Ascia. È mia madre. Guarda. Discute con un gruppo di giganti. Lei conosceva i giganti? Siamo noi. Quando abbiamo incontrato il serpente del mondo. Ma come? E la battaglia con Baldo? Ma è appena accaduto. Cioè, sapevano tutto quello che sarebbe successo. Il drago sulle montagne. Il gigante muratore. Tutti questi disegni. Questa è la nostra storia. No. Questa è la tua storia. Ma... che significa? Che non ero l'unico genitore con dei segreti. Non lo sapevi. Se era un gigante. Io sono un gigante. Perché non ce l'ha detto? Lei ci ha mandati qui per farci scoprire questo. Ma perché non ci ha detto la verità? Avrà avuto le sue ragioni. Baldur non è mai stato sulle mie tracce. Stava cercando sempre e solo lei, senza sapere che era solo cenere. Se aveva un piano per noi, mi fido. Qualunque esso sia.
E poi... finora ha avuto ragione. Andiamo. Siamo vicini alla meta. Sì. Sì, ci siamo. Guarda, è della mamma. È stata qui. Sapeva dove saremmo andati. È come se fosse stata sempre con noi. A proteggerci. A guidarci verso casa. Finiamola. Padre. No. Facciamolo insieme. Figliolo. Ti voglio bene, mamma. I giganti sono tutti scomparsi. Non c'è niente per noi qui. Andiamo. Quindi, se mamma era un gigante, io sono parte gigante, parte Dio. E parte mortale. Giusto. C'è solo una cosa che non capisco. Il mio nome sul muro. I giganti mi chiamano Loki. Loki. È il nome che tua madre voleva darti quando sei nato. Ti avrà chiamato così con la sua gente. Ma perché? Ci penseremo un altro giorno. Torniamo a casa ora. Adesso tutto è chiaro. Lei voleva che la portassimo qui per stare con la sua gente. Ma sapeva che qui sarebbe stato così. È questo che voleva farci vedere. Desiderava che ne parlassimo o che rimanesse un segreto. Io non lo so. Che facciamo? Vorrei che lo decidessi tu. Oh. Perché hai voluto chiamarmi Atreus? So che non è il nome di un dio. No, era un soldato, uno spartano. Grande guerriero. Tutti gli spartani sono grandi guerrieri.
addestrati dalla nascita. La vita era disciplina, dovere, guerra e morte. Una vita dura e senza gioia. Ma Atreus, lo spartano, era diverso dagli altri. Lo vedevi sorridere anche nei momenti peggiori. Era allegro e ci infondeva speranza. Malgrado fossimo macchine da guerra, in noi potevano esserci umanità e bontà. Nel giorno in cui donò la vita, il suo sacrificio salvò molte vite e volse la battaglia a nostro favore. Io lo riportai a casa disteso sul suo scudo e lo seppellì con tutti gli onori dovuti a uno spartano. Il suo ricordo c'era di conforto nei momenti bui. Wow, davvero una bella storia. E Mimir se l'è persa. Capisco che tu voglia tornare a casa, ma scommetto che da qualche parte ci sono altre valchirie da liberare, altra gente da aiutare. Forse mamma ci ha fatto venire qui anche per aiutare chi ne ha bisogno. Dimmi, che cosa avrebbe fatto Atreus lo spartano? E che farebbe Loki? Che nome strano. Meno male che mi hai chiamato Atreus. Felice di vedervi. Non ne potevo più di questi nani. Che è successo, Mimir? Hanno preso un gran numero di misure, poi si sono messi a battibeccare sul tempo. Dove ti portiamo? Che ne dici di ovunque tranne che qui? Tornare a Midgard, devo avvertirvi che è passato più tempo di quanto e la tormenta è iniziata quando avete ucciso Balin. È diventata qualcos'altro. I presagi si realizzano. Presagi dell'arrivo dell'inverno? Non un semplice inverno, ma uno che durerà 3 estati. E una volta finito, inizierà il Ragnarok. Ragnarok, dalla neve. Neve, tanta altra neve. E poi la fine del maledetto mondo, più o meno in quest'ordine. Un'altra profezia. No, la profezia non prevede che ciò accada prima di altri 100 inverni. Hai cambiato qualcosa. La profezia non ti aveva considerato.